Buonasera carissimi amici di Egitto Ora. Siamo molto lieti perché con noi oggi dall'Italia il musicista Lino Zimbone. Buonasera signor Lino. Buonasera e buonasera a tutti gli amici di Egitto Ora. La ringraziamo per aver darci questa opportunità di parlare. Grazie a voi. Può presentarsi al nostro pubblico, ai nostri amici di Egitto Ora, amanti dell'Italia e alle amici italiane amanti dell'Egitto? Certo, sono, come appena detto tu, Lino Zimbone, un compositore e ho avuto l'onore di scrivere insieme al dottor Zahi Hawass e al librettista dottor Francesco Santocono le musiche dell'opera Tutankhamon. Benissimo. E questa opera sarà messa in scena nell'inaugurazione del GEM, del Grande Museo Egizio alle Piramidi? L'opera sarà messa in scena, posso dire, quest'anno di sicuro. Il museo, il GEM, che è un museo eccezionale, veramente stupendo. Ho avuto l'onore di visitarlo un po' di anni fa, grazie al generale Atif Mustà, che saluto, e l'amico, il direttore Tempi Tarek, egittologo di fama internazionale, e grazie chiaramente al dottor Zahi Hawass. Il museo, sarà il governo, e quindi il generale, il direttore, ad annunciare l'inaugurazione. Posso solo dire che ci saranno 12 giorni di festa e possibilmente in questi 12 giorni di festa ci sarà la nostra opera. Ecco, diciamo così. Quindi il suo contributo si dedica all'inaugurazione di questo museo. Diciamo di sì. Noi abbiamo fatto un'opera che chiaramente è la storia scritta dal dottor Hawass, del faraone Tutankhamon. Quindi parliamo dell'Egitto, a partire dal padre, Akhenaton, per finire proprio tutta la vita del Del faraone faraone. Tutankhamon, dove è diciamo, la vera storia. Quindi non è un'opera romanzata, è la vera storia di questo grandissimo faraone. E chiaramente il museo GEM calza a pennello perché lì ci saranno tutti i tesori, come sapete, del faraone Tutankhamon, dalla maschera alle cinque stanze e tutto il resto. Cosa rappresenta per lei l'Egitto, l'antico Egitto? E qual è il suo rapporto con la musica? Da quando è iniziato il suo amore per la musica? Vabbè, io ho iniziato il mio amore per la musica, ho iniziato da giovanissimo, avevo appena 10 anni, ora ne ho 46, quindi un bel po' di anni. Chiaramente musica classica, quindi l'Italia è la culla, permettimi di dirlo, della musica, così come l'Egitto è la culla della cultura. E quindi unendo insieme la cultura musicale italiana, insieme alla storia, alla grande storia dell'Egitto, posso dire che è venuta fuori una bella opera. È chiaro che poi gli ascoltatori daranno il loro giudizio. E ci tengo a dire che anche se l'opera è musicata da un italiano, ho tenuto conto della vostra cultura, non solo storica che ha fatto il dottor Zahi Hawass, ma anche musicalmente. Quindi ho cercato di rispettare al massimo i vostri costumi, il vostro modo di scrivere, la vostra storia, unendola alla nostra cultura italiana dell'opera classica. Quindi Benissimo. abbiamo scritto questo melodramma in 2 atti di 2 ore e 40, della durata di 2 ore e 40, dove si parte, come dicevo prima, dal faraone Akhenaton, quindi Nefertiti, per arrivare a Tutankhamon fino alla morte. Quindi il suo amore, la sua passione per la musica. Sarà mescolato con l'inaugurazione del GEM che rappresenta oppure si considera il grande museo, il più grande museo del mondo.
Il GEM sarà il più grande museo in assoluto al mondo, è il più grande, credo anche, come ha un valore inestimabile, quindi è il più grande in tutti i sensi. Poi, come dicevo prima, ho avuto l'onore di visitarlo ed è veramente stupendo, cioè, veramente, ma anche tecnologicamente, perché hanno saputo fare gli ingegneri che ho avuto, la fortuna di conoscere. Hanno saputo mescolare la vostra tradizione con una tecnologia avanzatissima. È veramente un'architettura stupenda, è grandissima, è veramente bella. Poi voglio dire, già basta all'entrata la statua di Ramses II e dice tutto, no? Cioè già basterebbe solo quello. Benissimo, allora attendiamo l'inaugurazione e aspettiamo il suo ritorno in Egitto e Certo, così presto. facciamo un'altra intervista quando lei si trova al Ma Cairo. certo, con molto piacere, verrò prestissimo al Cairo, che ormai per me è come se fosse la seconda casa. Mi trovo benissimo perché ho gli egiziani, la cultura egiziana è molto simile a quella italiana. Trovo molte similitudini fra le due culture, anche se profondamente diverse. Però abbiamo uno spirito di sacrificio identico. Come dire, mi sento a casa perché il modo come gli egiziani accolgono lo straniero è lo stesso che trovi in Italia, specie nel sud Italia. Sì, certo. E poi voglio dire, noi abbiamo dato i vostri numeri, abbiamo veramente tanti numeri. Sì, abbiamo tante cose, tanti aspetti in comune. Detto da lei è un onore e un piacere. La ringrazio ancora e ci vediamo presto al Cairo. Grazie a voi e un saluto a tutti gli amici di Egitto Ora.